Lo chiamava, lo riconosceva. Desideravo di nuovo udire. I monti mi parevano essersi avvicinati e morbidi e affettuosi si occupassero soltanto di me, si rivolgessero a quel soffio che avevo in petto, facendolo vivo, sicuro, presente. Mi domandai se anche a loro era capitato così. Buonasera, signor Anna. Buonasera, zia. Zia Anna, me lo dà il cavallino? Proprio in quei giorni, quasi che il destino si volesse divertire, mi ero ammalato della malattia dei Biassoli. Non mi impediva di stare in piedi e assistere mia madre, ma sentivo in me la compagnia di un sorriso ghiaccio, ghignante. Il cuore di mia madre, dietro quel petto fragile, continuava ad affannare. Rispondeva ai Biassoli, che si presentavano per rivivere in lei. Io la seguivo, la incalzavo e mi pareva che lasciasse in eredità una parte della vita passata. I peccati vivi come i pregi, le debolezze illuminate quanto le virtù. Per la prossima morte tutto si ripresentava al giudizio della verità. 14 giorni di libertà per tutta una vita di feroci catene. Andrea, per favore, è un po' di fretta. Non è niente. Volevo lo scialetto di lana pesante che è lì nell'armadio. Subito. Ecco. Sei bello come un principino. Sei pronto, Andrea?
Uffa, non mi va di venire dalla signora Albertina. Andrea, ci sono dei doveri. Ma io mi annoio. Si è deciso così e basta. Buongiorno, venga, si accomodi. Come va? Prego, grazie. Faccio strada. Ah, Albertina! Maria, che gioia vederti. Come ti stai? Astrago bene. Sono felice che tu sia qui proprio oggi. Buongiorno. Andrea, come sei cresciuto e come te è bello. Ma tu hai degli ospiti, forse è meglio che veniamo un'altra volta. Ma cosa ti dici? Non dillo manco per rie, vieni, vieni. Poco fa sono arrivate alcune ragazze, figlie di amiche mie di Genova. Sai, qui è sempre una gran tristezza, questa grande casa vuota. Eccoci, ho organizzato un piccolo ricevimento, ma la buona è senza tante pretese. Allora no, Albertina, è meglio che non venga, torniamo domani. No, rimani Maria, te prego di restare. Stiamo un po' in compagnia, dei visi nuovi, giovani, un po' di musica. Ci sono anche dei ragazzi venuti da Spezia. Ti sei qualche corteggiatore delle ragazze. Ma Albertina, se avessi saputo mi sarei messo un altro vestito. Ma no, ma cosa? Sì, ma Federico me ne ha portato uno da Viareggio nero bellissimo. Ma non perché importa, non me ti stai benissimo così, sei tanto bella. Ma vieni, non ti preoccupare, siamo tra gli altri, no? Permetti che ti presenti, Michele, dei Conti Terralba di Genova. Molto lieto. Io forse conosco la sua mamma, non vieni a Viareggio d'estate? No, quella è mia zia. Ah, che bei capelli che ha. Biondi. Sei simpatico. Allora sei un me.
Che rabbia. Avere un vestito così e non esserselo messo oggi. Che bello che è. Andrea, ti piace? È bellissimo. È bellissimo. Scusate, ma quella non è la casa della signora Albertina? Sono anni che non c'è nessuno. Io andavo a servizio dalla signora Albertina. È morta. È morta a Genova. Non aveva figli. L'hanno lasciata alle suore la casa. Ma non ci va mai nessuno. È chiuso. Durante la guerra ci sono stati i fascisti. Ci hanno ammazzato tante persone. Ce ne fregammo lì della galera. Ce ne fregammo della brutta morte, per liberare questa gente forte, che se ne frega adesso di morire, il mondo sa che la camicia... Avvezzano, solo Pietro Andreani, il figlio della Rodi Cavana, era rimasto comunista. Gli altri si erano chinati, tacitamente sottomessi. Alcuni erano iscritti al fascio tra il silenzio degli altri. Solo il Piedi Cavana guardava come prima. Aveva perso il lavoro e anche gli amici, perché era pericoloso farsi vedere con lui. Era già stato ripetute volte bastonato. Ora i fascisti volevano ucciderlo. I camerati venuti dalla città dovevano compiere l'affare. I fascisti del luogo avevano l'incarico di indicare. Non facciamo rumore, zitti. Anche in casa De Lotta adesso. Dietro il sentiero. Presto, dalla finestrella. Aprite. Aprite. Aprite la porta. Vengo! Si è rotto il paletto! Aspettate, aspettate! Apri o spariamo! Fuori Pie, che venga subito. Mio figlio non c'è, è partito da Trigimè. Non è vero. Dici che venga. È inutile che abbia paura, vogliamo solo parlarci. Ma non c'è, è partito. Se volete, andate a vedere.
cosa ci avete detto? Qui non c'è. Non è possibile, ieri sera l'ho visto. Allora, bruciamo la casa. Il ti è scappato! Scappato dai campi! Ormai sarà da Fornova! Scendiamo al piano. Forse con la macchina possiamo prenderlo. La Rodi Cavana veniva dai Biassoli per un piccolo affitto. Si tratteneva tutto il dopo pranzo. La Ro era una donna bellissima, dai lineamenti forti e armoniosi. Non fu mai vecchia. Con mia madre soltanto, in tutto il paese, comunicava l'animo. Io, all'arrivo di lei, capivo che mia madre mi voleva allontanare, ma durante i giochi la sua ombra, così diversa, mi riconduceva alla porta della saletta chiusa, a spiare, o ad entrare, facendo finta di essere disavveduto. Le ho portati i soldi della... Lascia stare un'altra volta. Hai notizie? Pierre mi ha mandato un biglietto dalla Francia. Me l'ha portato l'altra notte un giovane. Lavora ed è in contatto con i fuoriusciti. Signora Maria, lo rivedrò il mio Pierre. Lo rivedrai, sta sicura. Lo speriamo tutti. Lei è la sola che mi riceve. Prima che parta per Viareggio, torna a trovarmi. È la sola che mi parla e con cui parlo. Incontro la signora Elvira, la signora Vittoria per la strada. Fanno finta di non vedermi. E così tanti altri in paese. Se sapesse, poter parlare con qualcuno del mio Pierre. Puoi venire da me quando vuoi. Senti, hai avuto ancora noie con il federale perché io eventualmente conosco qualcuno che gli può parlare. No, per adesso no, ma certamente se ne avessi bisogno lo so che posso venire da lei, grazie. Anche se sono a Viareggio, tu mi mandi qualcuno con un biglietto, con quel che ti occorre. Mi raccomando, eh. Sì, sì, grazie, signora, l'è tanto buona lei. Mia madre era intentissima. Le due donne sedute tenevano come le parche il filo della giustizia. In quel dopo pranzo i fatti, il paragone, le leggi pullulavano sulla tavola di quella stanza. Atei coloro che si avvicinano ad una casa di notte mentre il sonno benedice. C'era l'immagine del giovane figlio scomparso. Quando Pierre rientrò dalla Francia, divenne partigiano e affrontò la fucilazione. Sua madre era già morta. Perché? Sei un poeta. Sei il più fragile. Ma io sono contento così. I tuoi quaderni, quelli della Libia, ora puoi riprenderli. Non sono più pericolosi. Già, ora c'è la libertà. Ma è costata così cara. Avezzano è stato terribile. C'è stata la guerra civile. Ora è finito tutto. Finite anche le illusioni che avevamo. Ma è così lontana anche la Libia. Se sapessi che angoscia quando i tedeschi venivano a perquisire. Delle volte li tenevo nascosti nelle fascine, dietro le fascine in solaio. Delle volte invece li mettevo insieme a un po' d'oro
dietro le botti della Diana in cantina. Ma poi li portavo subito giù perché avevo paura che i topi se li mangiassero. Tu non hai mai avuto paura? Se li avessero trovati, ti avrebbero arrestato. No, ero nascosto. Era un clandestino. Lo sai che qualche volta sono arrivato fin qui sotto, a Fornola. Vedevamo Avezzano su in alto. Venivamo a prendere un RT, un radiotelegrafista paracadutato, inglese. Se tu avessi avuto radio potevi ascoltarmi perché trasmettevamo da una stazione qua vicino a Sarzana. Anna mangia le mele. Che poi voleva dire lancio ore 11. Avezzano. L'odio è corso in tutte le case. Purtroppo la guerra a volte è un'occasione per sistemare gli odi privati. Tu ti sei fatto molti nemici. Lo so. Molti che si erano rintanati ora sono tornati fuori cambiando camicia e bandiera. Come i topi dalle fogne. È sempre così. L'unica cosa che conta è la verità. Don Luigi va dai via soli. Lei per la signora Maria la sta per morire. Tu ti ricordi di un signore Poito, gira un uomo duro. Mancle ha la stessa malattia, la tubercolosi. Ehi, via soli, e muore tutti così. L'effigie della signora Anna, anche giovanetta, e l'avvocato Alfeo, e gave solo 27 anni. E dice che spese e gave un san nome. Che dolore, professor Ippolito, era l'unico figlio maschio. Tu ti ricordi come era bello? Però Oscar era speciale. Ai, ti piaceva dunque? Ma come signora Maria, lei del figlio, che lo dottore. Gli è sta partigiano. Gli dice che è comunista. Davvero? Figlio della signora Maria, lei è sempre in gesa. E cosa vuol dire? Anche Rode Cavano andava sempre in gesa. Che suo figlio era partigiano e comunista, pie. La signora Ligeta, lei era la più brava. E perché? La signora Maria l'era brava. L'era brava con tutti, anche con noi contadini. Mamma, c'è una visita per te, Don Luigi. Fallo entrare. Signora Maria, come sta? Spero di non disturbarla. L'aspettavo da parecchi giorni. È così che cura delle sue anime. Non si ricorda che avevo cominciato i 13 sabati di Sant'Antonio. Poi mi sono ammalata, sto per morire. E lei non è venuto. Ma che dice? Lei guarirà presto. No, non guarirò, sto per morire. Lei doveva ricordarsi. Un'anima che sta per presentarsi a Dio. Ha ragione. Le chiedo perdono. No. Sono io che le chiedo perdono. Vorrei confessarmi. Deus in auditorum meum, intende. Domine, in audivantum me, festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper. Mia madre era spietata. Vidi la tremenda forza del cattolicesimo. Anch'io, come il prete, dimenticai che mia madre era malata. In quel momento la vidi come mai l'avevo conosciuta. Compresi che la sua pietà, la sua pazienza, il suo tacitare provenivano non dalla debolezza, ma dalla sua guerra.
Vennero a trovarla mio fratello Silvano e mia sorella Olga. Mio fratello era più giovane di me, ma era il capo di casa. Tutta la notte si parlarono. Quella notte soltanto si occupò della sua famiglia, di quella nata da lei. Ogni particolare fu intenso. Ogni consiglio, profondo di ragione, era un ordine. Ogni parola fu dettata dall'amore. Silvano all'alba partì. Io stavo scendendo dal mio villino, una stanzetta che mia madre, quasi da quando ero ragazzo, mi aveva destinata, arrampicata sui tetti. Lo incontrai mentre usciva dalla stanza di mia madre. Si voltò a riguardarla. Mia madre gli sorrideva. Forse non vedrò mai più negli occhi di due persone tanta riconoscenza reciproca, una completa fiducia, un addio che era da parte di mia madre la sicurezza di lasciare sulla terra una parte del suo animo. Andrea, ascolta. Lana il comone, l'ultimo cassetto. Sì. C'è un pacchetto di lettere. Sono di Alfeo. Me le scrisse da Spezia. Parlavano anche della cambiale. Di quella e di altre cose. Non le ha mai lette nessuno. Tu devi bruciarle. Senza leggerle. No, tu puoi leggerle. Ma poi devi distruggerle. La Clementina, due volte la settimana, partiva da Vezzano, a piedi, con le provviste e il cambio di biancheria per il signorino Alfeo, anzi ora per l'avvocato Alfeo. Alfeo, timido, attento, delicato, più riflessivo e fantastico che disposto a trionfare nella vita, educato in quella casa e in quella Liguria dove severità e avarizia sono così allacciate da non distinguersi, finiti gli studi volò, come una farfalla, alle luci della città, per la prima volta libero dalle grinfie. Nella credenza c'è ancora tutto. Non ha mangiato quasi niente? Sono stato qualche volta a pranzo fuori con amici. Com'è buono il tuo caffè, Clementina. Ma come sta? Come si trova qui? Sai, qui in città mi manca sempre tutto, specialmente il denaro. Ma con il ben di Dio che ha qui? A Vezzano la salutano tutti. Anche il fidanzato della signorina Maria. Ieri è venuto su al paese. Il dottor Federico. Uomo simpatico. A proposito, ho una lettera per lei della signorina Maria. Grazie. Mi piacerebbe se potesse venire un po' qui. A stare con me. È già cambiata. Si sente anche la cittadina. Andrà a stare a Viareggio. Com'è elegante, avvocato. Procuratore, legale, praticante. Non sono ancora avvocato. Oh, io non so niente. A Vezzano la chiamano tutti avvocato e per me lei è avvocato. Vado io. Avvocato Biassoli. C'è la Clementina di là, è venuta da Vezzano. Ci vediamo più tardi, ora ho da fare. Devo andare in tribunale. Ti aspetto al Caffè Roma dopo, eh?
preparato un regalino per Maria, sono delle riviste di moda. Cose moderne, chissà come sarà contenta. Adesso devo andare. Quando hai finito torna pure Avezzano e salutami tutti lassù. Di pure che sto bene. L'aspettiamo. Venga su presto. Appena possibile. Alla Spezia, Alfeo aveva incontrato Don Niente, uno del suo paese. Don Niente era di poco più anziano di lui. Aveva iniziato il seminario, ma vicino a diventar prete, aveva gettato l'abito e di qui era nato quel nomignolo di Don Niente. Cascato gli